Eccoci, seconda parte di Versante Nord. Con noi ci ha raggiunto in studio il capogruppo di Fratelli d'Italia in Palazzo Vecchio, neo capogruppo di Fratelli d'Italia in Palazzo Vecchio, Francesco Torselli. Buonasera, ben Buonasera a trovato tutti, Torselli, buonasera a buonasera. voi. Di nuovo con noi il sindaco di San Gaudenzio, Alessandro Manni, e in collegamento Skype abbiamo il sindaco di Pescia, presidente di Unce Toscana, Oreste Giurlani. C'è sempre, presidente? Ce l'abbiamo. Buonasera, buonasera a tutti. Benissimo, allora io ripartirei anzitutto dai temi che riguardano ovviamente i comuni alle prese con la tassazione, presidente Giurlani, perché qua tutti i cittadini dicono: insomma, quanto pagheremo per la tassa sulla prima casa, per i servizi indivisibili, per l'addizionale IRPEF, per i rifiuti? Cosa bisogna rispondere a questi cittadini, soprattutto a quelli dei comuni che sono andati alle urne, che in provincia di Firenze, in Toscana, sono la stragrande maggioranza? Dimmelo anche a me, Oreste, che bisogna Ecco, anche il rispondere. sindaco di San Gaudenzio qua è qua che chiede lumi, quindi indichiamo ai cittadini e anche ai sindaci cosa bisogna fare. Il verbo del presidente Giurlani. No, intanto devo dire che il 16 giugno i cittadini andranno a pagare l'IMU, la prima rata dell'IMU della seconda casa. E i comuni che sono, voglio dire, andati alle elezioni, o quelli anche che non sono andati alle elezioni ma non erano pronti, dovranno ora entro la fine di luglio approvare i bilanci preventivi e determinare le tasse, quindi sostanzialmente la TASI, la TARI, che poi si ritrova nella IUC insieme all'IMU della seconda casa, e più l'addizionale IRPEF. Quindi dovremo fare una verifica dei trasferimenti dello Stato, se sono gli stessi o sono calati, e a quel punto, con i nuovi regolamenti, dovremo stabilire quant'è la TASI, che sarebbe, voglio dire, la prima casa più i servizi indivisibili, quant'è la TARI, che sarebbe la nettezza urbana, che dovrà coprire al 100% il costo del servizio, e soprattutto rideterminare o confermare secondo l'IMU per le seconde case, per le attività commerciali e imprese, eccetera. Tutto questo si troverà nella IUC, quindi i comuni che dovranno fare questo entro luglio faranno pagare ai cittadini la prima rata, non a giugno come hanno fatto quelli che l'avevano approvato, ma voglio dire a settembre. E quindi, insomma, la cosa non è delle più semplici, perché noi bisogna fare in modo, a mio giudizio, che rispetto all'anno scorso non si aumenti la tassazione, perché sarebbe dirompente aumentare la tassazione ai cittadini. Questo non si regge in questo momento, sapendo che chi non ha pagato l'anno scorso l'IMU della prima casa, che per via del governo che l'aveva sostanzialmente tolta, e soprattutto chi aveva fatto il 4 per 1000, quindi la base, è logico che con la TASI questa ritorna, e quindi il cittadino pagherà come pagava almeno con l'IMU. Quindi questo è il quadro un attimino della tassazione, e siccome i tempi sono ristretti, i nuovi sindaci con le nuove giunte dovranno lavorare Però, molto velocemente per se determinare questo. capiamo bene, allora possiamo dire che in un comune in cui si è votato, soprattutto diciamo, comuni che diciamo, non avevano stabilito le aliquote prima del voto, si va a settembre per diciamo, quella che era l'IMU sulla prima casa, ok? Si può dire così, Presidente, corretto? Si va a settembre sull'IMU, quello che era la prima casa, sulla TARI, che sarebbe la nettezza urbana, e anche sull'addizionale Quindi queste, diciamo, sono le scadenze per quanto riguarda appunto la tassazione locale. Tutto viene posticipato a settembre in quei comuni dove si è votato e dove le aliquote non erano state decise. Detto questo, Presidente, rimane da capire: se realmente, per esempio, cioè, i comuni possono fare qualcosa sull'addizionale IRPEF, se si possono rivedere verso il basso, sarebbe auspicabile. Mi pare di capire che, a parte Firenze, vero Torselli, dove Nardella lo ha Abbiamo la grande annunciato, sfida di Nardella. abbiamo la grande sfida di Nardella. Voi ovviamente come opposizione vigilerete su questo, perché lui ha detto: nei 5 anni la azzererò, Esatto. giusto? Però mi pare di capire che, insomma, l'indirizzo dei comuni è mantenere lo stesso livello di tassazione rispetto all'anno precedente. Presidente Giurlani. No, vabbè, l'obiettivo principe è quello di non aumentare la tassazione, cercare di lavorare sull'equità e sulla lotta all'evasione fiscale. Ora, anche a me garberebbe, sia a Fabbri che prima, che a Pescia ora,
ridurre e azzerare l'addizionale IRPEF, perché l'addizionale IRPEF, ricorda ai nostri ascoltatori, che va a colpire chi ha le buste paga, pensionati, lavoratori, quindi viene tolta prima ancora che arrivino le risorse a colui che devono arrivare. Il tema è che per levare l'addizionale IRPEF bisogna trovare corrispondenti risorse, quindi bisogna che il comune sia virtuoso, bisogna che il comune abbia altre entrate per fare, diciamo, coprire l'addizionale IRPEF. Io penso che in un primo momento i comuni virtuosi hanno fatto gli scaglioni, cioè se l'addizionale IRPEF per il massimo è lo 0,8, a secondo il reddito avere scaglioni differenziati. Questo penso che sia comunque quindi un segnale. Quindi prevedere un'addizionale IRPEF progressiva, questa sarebbe l'idea, in base al reddito? Sicuramente. Per esempio, io quando ero a Fabbriche, qui a Pescia purtroppo è al massimo è lo 0,8, ma è un comune sull'orlo del dissesto, a Fabbriche avevo fino a 20.000 euro di reddito lo 0,2, da 20 a 30 lo 0,4 e così via fino allo 0,8 che andava sopra a un determinato reddito che era sopra gli 80.000 euro. È una soluzione di giustizia sociale, non so cosa ne pensa il sindaco Magli, la farei? No, la penso anch'io. Noi ci sa, in questo momento sa tutto allo 0,5 per quello riguarda l'IRPEF, però era una discussione, avevamo già preso dallo scorso anno, era proprio di rivedere l'IRPEF a scaglioni di reddito. Ma è su questa cosa delle imposte. Io devo dire, sono due giorni che mi sto confrontando con la ragioneria e quando ho fatto prima la battuta Oreste spiegala anche a me, te, esatto. È perché veramente, specie per i comuni più piccoli dove c'è difficoltà economiche, cioè a volte diventa veramente impossibile arrivare a far quadrare il cerchio. Noi per esempio, Presidente, confermalo anche te, cioè noi ci sa ancora a che fare, come tutti gli anni, con un discorso di trasferimenti statali che non si sa di quanto sono. Per cui andare a fare un'imposta è sempre, prima si giocava la schedina, ora c'è le scommesse, però cioè, noi tante volte si va a fare una scommessa e si spera la vada bene, perché se poi invece dei 400.000 euro ti devono arrivare, ne arrivano 350, per un comune come il mio, dove 50.000 euro sono tanti, un buco grosso da coprire, diventano problematiche grosse. Per cui io l'ho sempre detto. Sindaco c'è anche una sorta di incertezza che non si riesce io a. Io dico che lo Stato giustamente ci deve chiedere quello che noi dobbiamo fare e noi lo dobbiamo rispettare. Però lo Stato deve essere il primo. Noi non si può sapere a settembre quelli che sono i trasferimenti sui quali noi si deve fare il bilancio. Questa è una cosa di giustizia assoluta per la quale noi ci troviamo a combattere contro mulino a vento, a attraversare proprio degli ostacoli a volte insormontabili, perché sapere quello su cui noi si può contare è determinante. Poi vabbè, per non parlare di tutte le altre cose, la TASI, la TARI, la IUC, lasciamo fare. Cioè. No, però lei è d'accordo con il Presidente Giuliani sul fatto che il livello di tassazione che deve portare i cittadini deve essere lo stesso dell'anno scorso, cioè non assolutamente sì. L'obiettivo anche per lei è questo. L'obiettivo è quello, la speranza sarebbe quella anche di abbassare qualcosa, ma è talmente duro. Sentendo venti come arrivano, già tenere quello dell'anno scorso sarei veramente parecchio contento. Bene, rimane poi il grande problema, Presidente Giuliani, che la TARI, la tariffa sui rifiuti, per alcune tipologie commerciali è praticamente un mutuo aggiuntivo da pagare, cioè, sono delle cifre pazzesche. Per alcune tipologie commerciali, ristoranti, servizi alimentari e non solo. Quindi qua come si fa per alleggerire questo carico? Come si fa? Qui si ritorna al ragionamento che facevo prima, cioè le proiezioni che i comuni fanno usando le regole, perché c'è una tariffa base e va coperto comunque il servizio al 100%, porta in aumento proprio gli aspetti commerciali, chi ha tanti piazzali, chi ha, voglio dire, dei metri quadri. È logico che noi su questo bisogna lavorarci. Il tema è che se noi si fosse in questo momento certi delle entrate vere, dei trasferimenti dello Stato, e si fosse in una situazione un po' più tranquilla, potremmo con le proiezioni vedere come intervenire per fare una tassazione differenziata a secondo le categorie o a secondo i territori o a secondo le necessità. Il problema è che se noi si deve stare dietro solamente a incassare soldi perché si deve pareggiare gli eventuali meno trasferimenti, non sa nemmeno la serenità di verificare, perché oggi poi basterebbe, faccio un esempio banale,
Io sto facendo un'ipotesi di alleggerire l'IMU su chi affitta la seconda casa e soprattutto a chi affitta la seconda casa ai figlioli, cioè il padre con figlioli, vorrebbe dire dare una mano importante a queste famiglie. È logico che questo lo puoi fare solo se c'è una condizione economica che alla fine l'introito complessivo non ti cambia. No, vedevo il sindaco Manni che indicava se stesso. Perché no, perché questa è una cosa bellissima, perché mi sono trovato in consiglio comunale con la domanda da parte dell'opposizione di dire: ma non è nemmeno giusto che i padri danno la casa ai figli e venga pagata come seconda casa? Per cui io dissi: sono completamente d'accordo, perché io sono uno di quei casi lì dove il mio papà mi ha dato la casa a me e ovviamente la pago io. Presidente Giurlani, che diceva? No, perché è un figlio o un padre, non ho capito. No, no, sono tutte e due io, però in questo caso sono in veste di figlio. Era il figlio. In questo caso era il figlio che aveva ottenuto la casa. Quindi, diciamo, questo è un altro tema, diciamo, sul quale poi bisogna confrontarsi. C'è una particolarità che riguarda San Gaudenzio, che è un comune montano, sulla raccolta dei rifiuti, perché raccogliere i rifiuti a San Gaudenzio costa e molto. I comuni montani sono più indietro sulla raccolta differenziata perché, insomma, sì, ti puoi organizzare con la porta a porta, ma soltanto in piccole aree. Come si fa in quel caso? Ma noi sulla raccolta differenziata a San Gaudenzio abbiamo fatto, nei passati 5 anni, un progetto che è ovviamente il porta a porta, fatto non capillare, ma fatto per aree, che ha portato un bel risultato, perché noi eravamo nel 2009 il 22% di raccolta differenziata e ora siamo al 60%. Per cui siamo abbastanza contenti, però dovremo arrivare ai 65 anche per evitare l'aumento dell'ecotassa e tutto quello che comporta. Però noi ci troviamo nelle difficoltà, per esempio, che nei mesi invernali, quando fa la neve, la raccolta differenziata... Chi la fa? No, chi la fa? Soprattutto chi la prende anche. Perché ovviamente noi abbiamo avuto nel 2012, quando in mese di febbraio c'è stato nelle frazioni più di 1,5 metri di neve per 20 giorni, ovviamente quando AER, che è la nostra che gestisce la raccolta dei rifiuti, ci ha portato le tabelle, in mese di febbraio la raccolta differenziata era passata dal 64% ai 18%. Io vorrei che in questo caso fosse riconosciuto che fare raccolta differenziata a San Gaudenzio o a Firenzuola, Marradi, Palazzolo sul Senio è un po' più complicato che farla a Borgo San Lorenzo o a Pontasseve. Come quando si parla delle imposte, purtroppo l'imposta che ci è stata calata vale a Milano, a Roma, a Firenze, come per San Gaudenzio e Compagnia Bella, dove un bar, che non è certo un bar che ha gli introiti di Piazza del Domo a Firenze, si ritrova a pagare dei salassi che portano grosse difficoltà proprio allora, sulla gestione. Voglio sentire un attimo Torselli su un'iniziativa che lui aveva portato a termine con il Comune di Firenze da consigliere d'opposizione. Lei era riuscito nella scorsa legislatura a, diciamo così, sollevare la questione di Equitalia per la riscossione dei tributi e delle somme dovute al Comune di Firenze, solo e soltanto al Comune di Firenze. Cioè, aveva presentato un ordine del giorno insieme al consigliere Semplici, adesso all'opposizione nel Comune di Fiesole, per dire no, Firenze deve uscire dalla riscossione coatta delle somme dovute al Comune da Equitalia, ma affidarla a un altro gestore. Su questo c'è riuscito. Questo è una cosa che ha fatto da consigliere d'opposizione. Questa è la dimostrazione che l'opposizione può anche non stare lì a dire soltanto di no, ma può anche essere su dei temi come quello, secondo me, della riscossione coattiva dei tributi importanti, essere avanguardia anche delle iniziative di maggioranza, e la maggioranza, se è disponibile al dialogo, come in quel caso lo fu sicuramente l'assessore, ex assessore ormai Petretto, che fu estremamente disponibile nel raccogliere la nostra iniziativa, può diventare un lavoro congiunto. E questo è stato anche un tema che abbiamo tante volte toccato nell'ultima campagna elettorale, cioè il ruolo dell'opposizione. Però dell'opposizione non è soltanto quello di dire di no, ma può essere anche quello di ottenere risultati. Noi abbiamo raccolto una serie di risultati, secondo me anche importanti. Quello di Equitalia lo considero senza dubbio il più importante, anche se ora è
in fase di strutturazione tra comune e una sua partecipata, che poi linea comune, che è la società deputata a svolgere il ruolo svolto in precedenza da Equitalia. Ora c'è il problema dell'organizzazione della società. Tra l'altro, insomma, ci passeranno anche molti comuni all'area metropolitana, comune di Scandicci, quindi diciamo c'è stato un effetto domino poi dalla sua iniziativa. Mi fa piacere. Presidente Giurlani, sono tanti i comuni che hanno deciso di interrompere il rapporto con Equitalia per la riscossione delle somme coattive dovute agli enti locali. Perché questo, Presidente? Vabbè, diciamo che a livello toscano, almeno dei piccoli comuni, ancora no, perché è logico che non è semplice interrompere il rapporto con Equitalia se non hai costruito un sistema per poter fare un'alternativa. Devo dire, è vero che San Gaudenzio resta con Equitalia, perché è piccolo comune. Hanno la fortuna, per esempio a Firenze, hanno la fortuna di avere questa società in house del comune che ci possono far convogliare le cose. Il tema è che Equitalia, lo dica a tutti, insomma, la proroga è alla fine dell'anno, cioè entro il 31-12, a meno che il governo non intervenga, tutti i comuni dovranno lasciare Equitalia. Quindi ora qui penso che strategicamente bisognerà ripensare la cosa. Io nelle unioni montane dove si mette insieme i comuni, io sto consigliando, stiamo lavorando a un progetto di mettere insieme i tributi da parte dei comuni e gestire insieme tutta la questione dei tributi, che è una cosa delicatissima anche nel rapporto con i cittadini, e usare una società esterna solo per l'ultimo miglio, cioè per la coattiva. Quindi questo migliorerebbe il servizio, farebbe un rapporto nuovo col cittadino e darebbe la possibilità di trovare un'alternativa equitaria. Tra l'altro, Presidente Giurlani, bisogna anche ricordare un altro aspetto, cioè che voi come piccoli comuni, con il cosiddetto cruscotto Elisa della Regione, avevate, diciamo così, già messo in piedi, no, anche un sistema software, in questo caso attraverso l'incrocio dei dati, e quindi un sistema, diciamo così, che non ha bisogno della Guardia di Finanza che va dal commerciante o dall'imprenditore o a casa del cittadino, ma semplicemente incrociando delle banche dati con dei software per stanare gli evasori. Quel tipo di, diciamo, politica ha portato dei buoni risultati, vero Presidente? Sì, ha portato di avere uno strumento che permette di incrociare le banche dati e che serve alla struttura della gestione dei tributi per capire gli evasori, per conoscere la situazione reale di coloro che pagano le tasse, permettere quindi di fare equità, combattere l'illegalità e quindi andare verso la lotta all'evasione fiscale. È logico che questo funziona bene nel momento in cui si riesce a intersecare le banche dati, ma soprattutto funziona bene nel momento in cui la gestione da parte dei comuni è sempre più interna, perché se la cosa viene esterna, questo non ha un risultato come si spera. Quindi, unendo il cruscotto Elisa a un nuovo modello di gestione associata ai tributi, secondo me si può dare un ruolo forte ai comuni stessi, allo stesso sindaco quanto parte istituzionale che può avere un rapporto con i cittadini, e cercare di usare dei metodi forti di lotta all'evasione fiscale, però tenendo conto anche delle esigenze dei cittadini sul territorio. Beh, questo ovviamente è un altro dato importante che riguarda anche i cittadini, l'evasione, il recupero dell'evasione, sono altri temi che i comuni saranno chiamati ad affrontare. Non so come farà il comune di San Gaudenzio con Equitalia, come farete? È un'altra grana in più. No, bisogna pensare anche a quello, ma come accennava, mi sembra, proprio il Presidente Giurlani, sì, sul discorso delle gestioni che noi andremo a affrontare, proprio anche quella della ragioneria dei tributi, come si diceva prima, noi dovremo appunto mettere insieme queste cose. Noi dovremo pensare anche a un discorso che va oltre l'Italia, e probabilmente una strada percorribile è proprio quella del mettersi insieme come sistema dei comuni, probabilmente con l'Unione, oppure con quei 3 o 4 comuni con i quali stiamo collaborando un pochino più. Allora, abbiamo aperto la trasmissione parlando di scuola nella prima parte, perché insomma, dicevamo dell'importanza, no, degli investimenti sulla scuola che dovrebbero andare in deroga al patto di stabilità. Però, Presidente Giurlani, vorrei capire questo, lei che è sempre molto attento, che novità ci sono per il prossimo anno scolastico? C'è sempre la stessa scuola al guado tra riforme e tagli, oppure i tagli sono scongiurati, Presidente? No, diciamo che le ultime notizie è che i tagli sembrano scongiurati. Diciamo che il tavolo regionale col provveditore regionale, con l'UNCEM, Lupi e Lanci, è un
un po' in ritardo, ancora gli organici di diritto non erano stati stabiliti, in questi giorni sono stati definiti, quindi in Toscana ci dovrebbe essere gli stessi sostanzialmente insegnanti l'anno scorso. Ci sono richieste di maggior tempo pieno perché le famiglie hanno esigenze diverse, ci sono a volte problemi col sostegno perché ci sono i diversamente abili e ci sono problemi a volte nei territori montani con la presenza di extracomunitari che vanno integrati e quindi con particolari situazioni. Abbiamo aperto una partita sulle materne dove la Regione ha confermato le Pegaso in sostituzione delle ministeriali, però c'è bisogno di, come si dice, di classi perché ci sono liste d'attesa e poi ci sarà tutta la partita degli ATA da affrontare a luglio. Gli ATA sono il personale non scolastico, i bidelli in sostanza, va bene? Noi siamo in una situazione di incertezza, diciamo che in montagna stiamo facendo una battaglia perché non si diminuisca di un millimetro almeno la situazione attuale di questo anno scolastico. Questo è un punto vero. Sindaco Manni, sulla scuola? Ma la scuola, devo dire, San Godenzo, bene, tutto a posto. È quella che in questi anni ci ha dato le più grosse soddisfazioni, perché noi abbiamo proprio messo in atto il progetto, quello del Senza Zaino, di cui abbiamo parlato diverse volte, e che ha fatto venire su a San Godenzo anche dei bambini fuori proprio del comune, vengono da Vicchio, da Rufina, da Di Romano. Perché sono interessati a questo modo di fare scuola? Ripetiamolo, cioè si va a scuola senza praticamente la cartella. Allora, questo, materialmente praticamente il bambino lascia tutto quello che è il materiale didattico a scuola e porta a casa una piccola cartellina di plastica, il semplice materiale per fare poi i compiti per il giorno dopo. Mentre in classe è a disposizione di tutti il materiale che serve per le lezioni. Questo è un progetto che funziona parecchio con le pluriclassi, i bambini si aiutano, lavorano in sinergia. E in questi anni devo dire veramente questo progetto è piaciuto tantissimo. Progetto di Unce in Toscana, vero Presidente? Eh sì, l'ho sperimentato per la prima volta nel 2002 a Fabbriche e devo dire che, come diceva il Magni, al di là del senza zaino, si dà una eccellenza didattica a una scuola partendo dalle pluriclassi. Quindi i bambini, quando escono dalle elementari in una situazione di pluriclasse a volte considerate di serie Z, invece hanno una preparazione, una formazione a volte superiore a quelle altre. E questo permette di mantenere le scuole sul territorio, legarle al territorio, la famosa scuola di comunità, con l'eccellenza. Quindi devo dire che Magni è stato uno dei primi, già da qualche anno, che ci ha creduto insieme a me, e i risultati gli danno ragione. E investire nella scuola, soprattutto in montagna, è una priorità assoluta ed è quello che i cittadini chiedono in primo luogo. La prima volta si fece il convegno sul sistema senza zaino. Mi immagino quando le maestre e i bambini videro me i giornali e dissero: ma andrà anche bene. Invece per fortuna si è fatto poteva vedere. Poteva scatenare un effetto così negativo, poteva screditare completamente il progetto. No, volevo potevano il Magni parlare di scuola. Volevo capire, Presidente Giurlani, ma qua con Poste Italiane com'è messa la situazione? Perché mi pare di capire che si è calmata Poste Italiane sulla chiusura degli uffici postali a San Godenzo, tutto a posto, dice Magni. Non è che arriva un'altra rata traffica di chiusure qua, Presidente? No, io mi auguro di no, è che non vorrei che fosse la quiete prima della tempesta, perché ricordiamo a tutti che Poste Italiane è in un percorso di privatizzazione, è deciso il governo, loro hanno un elenco approvato da Agicom già in Toscana di altre 50 chiusure che sono nel cassetto. Io mi auguro che non parta questa bambola perché sarebbe per noi dirompente. Io penso e auguro che questo governo, che sta riformando, nei prossimi giorni uscirà la riforma della pubblica amministrazione e vuole intervenire su tutta una serie di settori, la vicenda delle province eccetera, che almeno si tenga conto di mantenere sui territori, io parlo quelli montani, tutta una serie di servizi che altrimenti sarebbero dirompenti nel mettere a disagio famiglie e imprese. Quindi io me l'auguro e vorrei sperare che in questa fase non esca niente, che si possa invece mettersi a un tavolino con Poste e il governo e decidere insieme com'è la soluzione migliore per mantenere servizi nei territori montani. Questo è un altro tema importante, perché poi la chiusura della posta significa la chiusura ovviamente di un servizio fondamentale nei territori montani, tanto è vero che lei ha pensato anche a Ecofatto per
il progetto che ha coinvolto i giovani proprio per offrire anche alcuni servizi postali, no? L'avete fatto in applicazione anche con le poste, con i servizi postali, vero Presidente Giuliani? Sì, diciamolo, possiamo dire non urlandolo, cioè le poste hanno chiuso e hanno fatto una cosa sbagliata, chiudere un anno e mezzo fa 74 uffici. Noi siamo corsi ai ripari per non creare disagio ai cittadini, quindi cercando di sostituirsi a una decisione di poste del governo di allora, abbiamo creato questo ecofatto che ha dato comunque una risposta e più risposte, però devo dire che escluso le pensioni, perché questo è un tema che non si può gestire coi giovani, invece la parte postale è stata gestita bene anche coi giovani del servizio civile in questa operazione ecofatto. Quindi i cittadini sostanzialmente non si sono visti chiudere del tutto l'ufficio e questo è stato fatto anche con un accordo con Poste che ci ha visto collaborativi rispetto al fatto che noi avevamo denunciato una chiusura. Quindi si sta, come si dice, un po' sulle corna delle chiocciole, però insomma l'importante alla fine è che i cittadini che stanno in montagna, e non solo in montagna perché sono stati chiusi uffici postali, penso a Carmignano, in altri posti, che non è giusto che in un momento come questo ci sia dei cittadini serie A e dei cittadini serie B. Certo, perché poi alla fine il servizio è questo. Allora, volevo intanto salutare e ringraziare il sindaco di San Gaudenzio, Alessandro Manni, per essere grazie stato con noi. Voi. Grazie mille e buona, ciao, e buona Presidente. Serata. Saluta, ciao. Rimane un attimo con noi Presidente Giuliani, perché Presidente io volevo questo, rassicurare i radioascoltatori, siccome si è parlato molto d'Italia e della sanità, che i piccoli ospedali in Toscana non chiudono, vero Presidente Giuliani? No, non chiudano, la regione non ha intenzione di chiuderle, anche se a livello nazionale c'è sempre la spinta di chiudere gli ospedali sotto 100 posti letto. Ha riconfermato che invece ci investirà, logicamente vanno riorganizzati, vanno inseriti appieno nella rete ospedaliera, devono essere le funzioni giuste anche di eccellenza rispetto alle esigenze del territorio e al sistema, e quindi si può dire che i cittadini a montagna possono stare tranquilli, anche se a livello regionale c'è una difficoltà complessiva della sanità, vuoi i blocchi del turnover, vuoi le meno risorse nazionali, vuoi anche la crescente bisogno di salute dei cittadini rispetto a situazioni di crisi o altro, quindi noi dovremo stare attenti, monitorare, abbiamo dei patti territoriali da far rispettare, quindi io penso che sulla sanità, sia ospedali sia servizi territoriali che non sono da meno in montagna, dovremmo vigilare perché alla fine venga fatto quello che è stato promesso e quindi se viene fatto quello che stava promesso la sanità in montagna sicuramente fa un passo avanti e non indietro. Beh, questo è un altro dato interessante che riguarda appunto anche il livello dei servizi nei comuni più piccoli, nei comuni montani. Presidente, noi ci salutiamo qua, la ringrazio per essere stato con noi, Presidente Giuliani. Grazie, grazie mille. A te, vorrei salutare il tuo ospite di Firenze. Ciao Oreste. Di vederci la prossima volta. Bene, grazie mille. Allora, noi rimaniamo ovviamente con Francesco Torselli perché con un consigliere di opposizione è riconfermato, no? Questa volta diciamo eravate presentati con Achille Totaro, candidato sindaco di Firenze, avete comunque, diciamo così, siete comunque riusciti a ottenere un consenso per entrare in consiglio comunale. È stata una campagna in questi tempi di Marche Magre per il centrodestra non è. No, è stata una campagna elettorale difficile per voi. È stata una campagna elettorale molto particolare. È stata una campagna particolare perché purtroppo molti dei nostri concittadini, molti dei nostri elettori ci hanno non hanno capito i motivi per cui il centrodestra è arrivato alle elezioni diviso almeno in tre parti, con tre candidati sindaci diversi. E cioè, nonostante a sinistra ci fosse lo stesso identico panorama, perché anche il centro-sinistra, diciamo l'area di centro-sinistra, si è presentata con tre candidati sindaci differenti, perché Tommaso Grassi, Cristina Scretti e Dario Nardella sono, diciamo, candidati sindaci che provengono dall'area di centro-sinistra. Ma l'elettorato di centro-destra evidentemente ci ha dato questo segnale, ci ha chiesto per tutta la campagna elettorale i motivi per questa divisione, ha auspicato con noi che mai più il che centrodestra poi si ripresenti in queste condizioni, quindi io credo che a prescindere da chi come noi è riuscito a questa volta a superare la soglia di sbarramento a essere presenti in Consiglio Comunale, a chi come Forza Italia sarà presente in Consiglio Comunale, ma anche agli amici di NCD e di UDC che non hanno invece superato lo sbarramento, è un peccato perché sono rimaste a casa persone e mi fa piacere anche ricordargli come Emanuele Roselli o Stefano Bertini, che hanno fatto con noi un percorso negli ultimi 5 anni e che non meritavano assolutamente di non far parte di questo Consiglio Comunale. Io mi auguro
auguro che in questi 5 anni si lavori anche chi è rimasto fuori per arrivare al 2019 in una situazione completamente diversa, perché ecco, Firenze è una città inevitabilmente, lo sappiamo tutti, difficile per il centro-destra, una città che guarda con maggiore simpatia al centro-sinistra. Però ecco, arrivare a fare una battaglia sapendo già di non vincere, una battaglia di sopravvivenza la puoi fare una volta in una situazione contingente, nazionale, anche particolare, con questo effetto Renzi, il PD al 41%, eccetera. Però mai più, cioè nel 2019 dobbiamo fin da ora dire ai nostri elettori che noi giocheremo la partita stavolta per vincerla, cioè lavorare 5 anni per presentare una coalizione di centrodestra, di forze civiche, alternative alla sinistra, che si presentino per governare Firenze, per provare a governare Firenze. Senta, voi a livello amministrativo, comunale, ce l'avete fatta a superare lo sbarramento, non ce l'ha fatta il suo partito, Fratelli d'Italia, a livello nazionale e europeo. Esatto. Perché? Guarda, questa è una cosa, noi domani avremo la direzione nazionale del partito a Roma e affronteremo, mi auguro, anche questo tema. Questa è una riflessione importante da fare, perché diciamo, a livello numerico si può guardare il bicchiere mezzo pieno e dire che in un anno abbiamo più che raddoppiato i consensi, che in un anno siamo passati dall'1,9 delle politiche al 3,7 delle europee, quindi stiamo crescendo, però è inevitabile, è inutile girarci intorno, l'obiettivo era il 4%, è stato un obiettivo che abbiamo mancato per pochissimi voti, ma l'abbiamo mancato, e in politica tutti vincono, è giusto anche invece fare un po' d'autocritica quando gli obiettivi non si centrano, qualcosa evidentemente non ha funzionato. Io temo che sia stata una poca linearità nel nostro percorso politico, cioè noi siamo nati come alternativa di centrodestra a quello che era il Popolo della Libertà, siamo tornati dopo un anno a una divisione che sembrava quasi figlia di un altro tempo, con Forza Italia e Alleanza Nazionale nei simboli, nei nomi, probabilmente i nostri elettori non ci hanno capito, oppure anche alcuni temi che noi abbiamo fatto nostri in campagna elettorale e che abbiamo affrontato, penso al no euro, penso alla netta posizione sull'immigrazione, c'erano altre forze politiche, per esempio la Lega Nord, che hanno sfruttati meglio, dicendo da più tempo, esatto, dicendo da più tempo, essendo in quella posizione da più tempo, forse ci hanno rubato un po' di consenso, perché la Lega ha fatto un risultato stratosferico agli europei, assolutamente imparagonabile a quello che hanno fatto in sede locale, per esempio. Senta Tostelli, in questi giorni Nardella all'Assemblea di Confindustria ha detto che è rimasto stupito dal fatto, insomma, che tutti i candidati a sindaco di Firenze dicevano no alle grandi opere. Punto vero è, ma anche Fratelli d'Italia, anche in Consiglio Comunale, direte no alla tranvia, direte no all'aeroporto, direte no alla direte no alle grandi opere? Assolutamente no, io non so Nardella con chi si sia confrontato dei candidati sindaci, perché ora, tu hai citato l'aeroporto, io ti posso dire che il candidato sindaco nostro, Achille Totaro, era assolutamente favorevole, come lo sono io, allo sviluppo di Peretola, anzi io sono, così come lo era Achille Totaro, ma anche per esempio Marco Stella, candidato di Forza Italia, la stessa Scatizzi, candidato di NCD, cioè io comunque parlo per Fratelli d'Italia. Adesso il problema Prato ce l'ha il PD, perché il governa Prato lì, ce l'ha il PD, ma non solo, cioè Nardella che viene a dire che noi non siamo chiari sulle grandi opere, quando il suo partito, che governa la regione Toscana, si è inventata la, passami il termine, la supercazzola della pista a 2000 metri, cioè sia la nuova pista ma a 2000 metri, che è una cosa che noi abbiamo detto e ridetto, che per chi ci ascolta può sembrare un esercizio stilistico dire sì vabbè, questi la vogliono i 2000 metri, voi la volete 2400, che facciamo, litighiamo per 400 metri, no, la nuova pista, cioè lo sviluppo, questo è bene ripeterlo fino alla noia, perché chi ci ascolta deve sapere, chi è favorevole allo sviluppo dell'aeroporto di Peretola, chi è favorevole allo sviluppo dell'aeroporto di Firenze, con sviluppo intendo la possibilità di collegare Firenze con quei mercati del Medio Oriente, dell'Asia, Mosca, Dubai, che porterebbero a Firenze ricchezza, indotto e turismo di qualità, di alta qualità. Quell'aeroporto lì, quello sviluppo lì è possibile soltanto con la pista da 2400 metri. Dire, come ha fatto il centro-sinistra in regione, sì alla nuova pista, siamo per lo sviluppo di Peretola, ma la pista deve essere al massimo 2000, è come dire, va bene, comprati, volete la Ferrari, compriamoci la Ferrari, ma dovete comprare una Ferrari che non sia più di 1500 di cilindrata. Non esiste la Ferrari con più di 1500 di cilindrata, non esiste. Quindi la pista a 2000 metri, se noi domani l'avessimo, non avremmo comunque i collegamenti con Mosca e con Dubai, per un semplice motivo, che, e questo con anche la commissione controllo, dei tanti confronti che abbiamo avuto con ADF negli ultimi 5 anni, perché nessuna delle compagnie, quelle con i soldi, quelle che dovrebbero investire per il potenziamento dell'aeroporto, perché attenzione, potenziamento dell'aeroporto senza costi per la pubblica amministrazione significa offrire un qualcosa che
la compagnia aerea ricca del Medio Oriente piuttosto che dell'Asia, piuttosto che della Russia, possa venire a Firenze e investire nell'aeroporto. Con la pista a 2000 metri, se noi l'avessimo domani già fatta, nessuna compagnia verrebbe a investire soldi su Firenze, perché non garantirebbe la possibilità di volare con un certo numero di sicurezze, perché ti vengono a dire che con la pista a 2000 metri i voli verso il Medio Oriente o verso la Russia subirebbero comunque una percentuale di dirottamenti su Pisa a causa delle condizioni atmosferiche su Firenze troppo alta. Qualcuno ci investa. Quindi è inutile fare la pista a 2000 metri, se è un paradosso, quindi mi fa ridere Nardella che dice che noi non siamo chiari sulle grandi opere. Noi sulle grandi opere abbiamo fatto e detto una posizione chiarissima, sì convintamente a quelle utili e no a quelle inutili. Un tunnel, non mi stancherò mai di ripeterlo, sotto la città di Firenze, che metta a rischio idrogeologico e di tenuta storica alcuni edifici, per risparmiare 7 minuti sulla tratta tra Milano e Roma, è un'idiozia, a quello diremo sempre no. La linea 3 della tranvia, sì, in questa maniera, sì, con questo tracciato, sì, è un'idiozia, a cui diremo sempre no. Questo non significa essere contro le grandi opere, perché noi siamo a favore di una tranvia che sia realmente un servizio per i cittadini, quindi con un percorso studiato, non come la linea 1 che è passata la battuta tra passare di fronte alla COP e passare di fronte a Torre Galli, ha scelto di passare di fronte alla COP. Quella roba lì non la vogliamo più vedere a Firenze. Se si studiano grandi opere che servono realmente alla città di Firenze, la città di Firenze servono delle grandi opere, è inutile negarlo, non serve il tunnel della TAV, serve ad esempio uno svincolo, un ingresso autostradale degno di tale nome per Firenze Nord. È inaccettabile che a Firenze Nord si sia ancora l'ingorgo tutti i giorni a tutte le ore, perché c'è un semaforo che regola l'ingresso all'autostrada più importante d'Italia. Ma di cosa stiamo parlando? Del tunnel sotto Firenze per 7 minuti quando abbiamo i semafori per entrare in autostrada? Quindi serve uno svincolo nuovo per Firenze Nord, serve un aeroporto all'altezza della città, serve un potenziamento anche della ferrovia, dell'alta velocità. Noi siamo sempre stati favorevoli al passaggio della TAV da Firenze, ma una TAV che se perde 7 minuti perché non vogliamo un tunnel sotto la città, sia una TAV che non perde 7 minuti per una bischera, può perdere 7 Senta, minuti. Qual è, lei questa volta diciamo sarà rispetto al 2009 quando fu eletto con l'allora PDL, eravate un gruppo numeroso che poi per varie ragioni politiche si è molto scomposto, ma no, perché le viene da sorridere, perché è andato così. No, i numeri sono impietosi, sono impietosi. Se adesso si in trova 14. In un gruppo consiliare in cui praticamente lei è l'unico. Stavolta non, giuro che non ci dividiamo. Questa volta abbiamo detto delle grandi opere, abbiamo detto ovviamente abbiamo analizzato anche le ragioni del vostro successo a Firenze e dell'insuccesso a livello europeo, però quale sarà proprio la cosa sulla quale promettete battaglia in consiglio comunale al sindaco Nardella e alla sua maggioranza? Allora, innanzitutto su queste cose, quello che ho detto ora sarà un tema fondamentale, cioè le grandi opere, su quelle inutili faremo una forte battaglia. E poi mi appassiona tantissimo questa battaglia che Nardella ha lanciato in campagna elettorale sui tributi. Ne abbiamo parlato prima, purtroppo quando si parla di tributi si parla di mani in tasca ai cittadini, e su questo noi saremo prontissimi a fare una battaglia, perché lui ha promesso l'azzeramento dell'addizionale IRPEF in campagna elettorale. Noi abbiamo le carte che dimostrano che quando noi abbiamo chiesto un anno fa, due anni fa, tre anni fa, a tutte le presentazioni di bilanci di partire con l'abbassamento dell'IRPEF, l'allora sindaco Renzi ci rispose che noi eravamo dei demagoghi, che dicevamo cose inattuabili perché il minimo possibile aveva già fatto lui, e lui era stato il più bravo sindaco del mondo che aveva raggiunto il minimo possibile sotto il quale non si poteva scendere. Quindi vogliamo vedere come mai quando lo proponevamo noi eravamo dei demagoghi, ora lo propone Nardella in campagna elettorale, vediamo se lo aspettiamo al varco. E poi sui tributi dobbiamo dare dobbiamo trovare il modo di tranquillizzare i cittadini. Io penso, per esempio, a uno strumento che noi abbiamo messo anche nei programmi elettorali, che è il ravvedimento operoso, cioè un cittadino che ha 5 anni di tempo per rendersi conto di non aver pagato un'imposta al comune negli anni passati. Io sono un negoziante che vendo biancheria, 3 anni fa non ho pagato la tassa sulle insegne perché quell'anno 600-1000 euro di tassa sulle insegne per me erano impossibili. Quindi non le ho pagate, sono tra virgolette un evasore. Quest'anno ho avuto la fortuna di poter accantonare questi 1000 euro, voglio rientrare della mia mancanza.
si può fare, questo è uno strumento che la legge prevede, si chiama ravvedimento operoso, tutti i comuni ce l'hanno, e per ogni anno di ritardo si applica un tasso di interesse, cioè se ti accorgi dopo 3 anni paghi l'imposta iniziale più l'interesse del primo anno, del secondo e del terzo, purtroppo questo interesse va a crescere. Quindi se te ne accorgi dopo 4 anni o dopo 5 anni è talmente alta l'addizionale che devi pagare sul corrispettivo iniziale che molti non lo fanno. La legge consente, dà la possibilità ai comuni di mettere per ogni anno il tasso di interesse minimo del 5%, quindi questa sarà una battaglia che noi porteremo in Consiglio Comunale, per avere per 5 anni la possibilità di pagare soltanto il 5% in più. Perché io non credo, purtroppo e soprattutto in questa situazione, che tutti coloro che non pagano le tasse, che non pagano le imposte, che non pagano le tasse comunali, siano degli evasori, siano dei furbi che vogliono lucrare a danno della collettività. C'è anche chi purtroppo a fine anno sceglie tra licenziare un dipendente, chiudere l'attività o pagare le tasse. E se sceglie di non chiudere e di non licenziare un dipendente, secondo me non deve essere punito, questo è il punto vero. Senta, c'è un altro punto sul quale prometterete battaglia, che è quello della sicurezza. Che a Firenze in questo momento è un tema sentitissimo, soprattutto in zona stazione, ma non solo, che tra l'altro come Fratelli d'Italia avete denunciato per primo. La stazione, credo siamo stati i primi a denunciare la situazione dell'amico criminalità esatto, che si è verificata a Santa Maria Novella, ma non solo, perché in questa campagna elettorale, siccome a Santa Maria Novella c'eravamo già stati, poi ci sono andati tutti a denunciarla, abbiamo per esempio denunciato con i ragazzi di Sesto Fiorentino la situazione di Castello. Castello è una situazione analoga a Santa Maria Novella, con la differenza che siccome fa meno notizia il fatto che i pendolari che prendono il treno a Castello tutti i giorni subiscano tentativi di scippo, accattonaggio molesto eccetera, passa più in sordina. In tutte le stazioni c'è questo problema. Non è un problema soltanto delle stazioni, è un problema grossissimo nel centro storico. Io oggi leggevo su tutti i giornali di oggi che si parla di task force dell'amministrazione comunale sulla sicurezza e sull'antidegrado del centro storico. Io non ho problemi a dire come opposizione, come ho detto prima, si può dialogare con la maggioranza. Se la maggioranza ha veramente in mente di iniziare questo mandato con una task force seria sulla situazione del centro storico, del degrado e la presenza di persone poco consone alla vita collettiva che danneggiano la comunità, eccetera, noi siamo pronti a supportare a due mani le iniziative del sindaco e della maggioranza. Resta la mia personale battaglia, questa è una cosa che ho un pallino ormai da anni, che è quella dei mini market. È inaccettabile continuare, succede ancora, a vedere questi mini market aperti alle 3 di notte. Ora addirittura se chi va in centro adesso, siccome inizia già a fare caldo, ci sono le bibite, anche alcoliche, che non potrebbero vendere e somministrare nei freezer insieme ai pisellini surgelati. Perché ci sono le bibite in freezer e pisellini insieme ai pisellini surgelati? Forse perché alle 2 di notte si somministra a chi l'alcol fresco. Ha sentito che il neo sindaco di Livorno Nogarin vuole il servizio pubblico gratuito, il trasporto pubblico gratuito, cioè bus gratis per i livornesi. Ma se il sindaco Nogarin trova le coperture economiche, io sono il primo a fargli complimenti. Di sicuro, cioè a Firenze l'abbiamo quasi fatto gratis perché non controlliamo più i biglietti a nessuno, purtroppo. E Nardella ha ufficializzato in questi giorni una task force contro i cosiddetti tappetini, gli abusivi del centro. Quello che si diceva oggi, su questo massimo appoggio e massimo sostegno all'iniziativa di Nardella, se poi non si concretizza in qualcosa, perché la task force contro i tappetini vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché se si fanno passare, mi sembra di aver letto di 80 agenti in più impegnati nella strada, se si fanno passare 80 poliziotti municipali per le vie del centro, ovviamente c'è il fuggi-fuggi dei tappetini, ma poi quando gli agenti tornano in serie i tappetini ritornano. Cioè è più un palliativo, è più una dimostrazione da fare alle 6 di pomeriggio di fronte ai turisti, che è un vero sistema per risolvere il problema. Va capito cosa c'è dietro questi tappetini, va capito a chi rendono conto, perché spesso e volentieri anche quelli che sono lì col tappetino a vendere non è che quello che guadagnano se lo mettono in tasca, purtroppo fanno parte spesso e volentieri di racket organizzati eccetera, e l'amministrazione comunale insieme alla questura, al tavolo di pubblica sicurezza, deve affrontare questo. Questo è un modo serio. Comunque intanto ben vengano gli 80 agenti per strada
a vigilare sul degrado, su illegalità, su contrabbando, su merce contraffatta. Su questo noi siamo disponibili a collaborare col sindaco Nardelli. Benissimo, allora ringrazio il neo capogruppo di Fratelli d'Italia in Palazzo Vecchio, Francesco Torselli, per essere stato con noi a questa puntata. Grazie di Versante Nord. Porto il ringraziamento anche agli altri del gruppo. Sì, certo. Poi ovviamente vi ricordo che per seguire tutte le notizie che approfondiamo all'interno di Versante Nord e che riguardano gli enti locali, i comuni, i cittadini, oggi abbiamo parlato di tanti temi, soprattutto del tema della tassazione locale, che rimane un tema al centro dell'attenzione politica e soprattutto anche dei cittadini, per quei comuni che non hanno stabilito l'aliquota e nei quali si è votato, ricordiamo, per la TASI si andrà a settembre, quindi questa è una scadenza che dell'addizionale IRPEF e quant'altro si andrà a settembre, quindi questa è un tema che dovete tenere sott'occhio dal punto di vista temporale. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, vi ricordo il sito internet uncemtoscana.it per tutti gli aggiornamenti, una felice serata in compagnia di Teleiride.